Ciao a tutti, io sono Roxy ed oggi proverò snack venezuelani! Allora, la mia amica cantante youtuber Emanuela Bellezza, vi lascio il suo canale in descrizione, è andata in Venezuela un mesetto fa e quando è tornata mi ha portato alcuni snack del Venezuela e sono troppo felice di provarli, perché poi io su internet non li trovo da nessuna parte. Ve ne ho portati 5, quindi non sono tantissimi, però io sono emozionatissima e spero che questo video, anche se viene un po' corto, vi possa piacere. Ed ora iniziamo. Ed iniziamo con arroz de papa. Quindi questi sono anelli di patate, in pratica, al sapore di cipolla. Ragazzi, dopo vado a dare tanti bacini a Fogg. Sono piccolini, ma aspettavo grandi. Invece sono piccolini. Super cute. Buoni. Sanno degli anelli fritti di cipolla, però sono patate. Mi piace troppo sta combinazione. Eccola, oh, mi agno tutti. Next, ricas papas, pali papas. Ok, quindi queste sono patatine. Se sono un po' tutte sbriciolate, però sembrano quelle patatine, quelle fine, 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 croccanti, croccanti. Proviamole. Tudu. Questa cucchiaiale proprio. Queste patatine così fine fine ci stanno pure in Italia. Come si chiamano? Tipo crick crock, una cosa del genere, vero? Fatemelo sapere nei commenti. Però queste sanno più di fatto in casa, una cosa del genere. Non lo so, non so come spiegarlo. Però sono molto buone. Next, platano. Ok, questo è il platano, che è tipo una specie di banana verde. E quindi questo sarà un dolcetto al platano. C'è un botto di zucchero intorno. Proviamolo. Non sono sicura che mi piace. Non lo so, non è dolcissimo. E boh, non so se mi piace questo sapore, lo sapete? Mi dispiace, però questo non mi ha convinto. Next! Ta-dan! Questo non me l'ha dato l'amica mia, così non c'ha una scritta, non so come si chiama. Se sapete come si chiama, ditemelo. Comunque sembra tipo un cracker con dentro un'altra cosa, boh, gelatinosa, fruttosa. Non so cos'è, ragazzi, proviamolo. Iu! Non lo so, ragazzi, il cracker è salato e il dentro è una marmellata di qualcosa. Boh, c'è un odore strano. Sarà guava? Boh, non lo so. No, questo non ci piace, questo non mi fido. Questo mi fa paura. Next! Ta-dan! Questo è un altro senza etichetta dentro una foglia di banana. Questo, mi sa che avevo provato uno snack colombiano molto simile e dentro c'era un dolce di guava. Vediamo se è lo stesso o se sa simile. No, raga, questo è uguale a quell'altro de banana. Forse è un dolce de platano dentro la foglia de platano, il che avrebbe molto senso. Però sa pure un po' de guava, mica lo so più. Boh, sono confuso ormai, ragazzi. Comunque è buono, è buono. È tutto qua, ragazzi. Spero che questo video, anche se un po' corto, vi sia piaciuto. Comunque i vincitori indiscussi sono questi cosi de cipolla, ragazzi. Buoni, buoni, buoni. Spero che questo video vi sia piaciuto, cliccate sulla i e fatemi sapere se conoscevate questi snack oppure no. E nei commenti fatemi sapere qual è il vostro preferito e di dove siete, perché sono curiosa. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mua! Virtual hug!